con questa uscita veramente cretina, come dire, ha tolto dall'angolo Fiano, che adesso ovviamente diventa giustamente una vittima, quasi un eroe nazionale. Io credo che quella, la metafora che sottintendeva quella battuta nei confronti dell'onorevole Fiano in realtà si addice molto di più a chi l'ha fatta, cioè si addice spiazzante Sallusti. Cioè Corsaro è una testa, eccetera. Coinvolgiamo anche il nostro sociologo però, De Masi, visto che le polemiche sul caso Fiano arrivano nel momento in cui si discute su questa legge che vorrebbe inasprire l'apologia di fascismo. Ce n'è bisogno, qui la domanda ovviamente al sociologo, allo studioso di questa nostra Italia, ce n'è bisogno di questa legge oppure non fa altro che alimentare qualche cretino che purtroppo c'è dappertutto? Ma se c'era qualche dubbio su questo, da questo momento in poi non c'è più. Grazie a Fiano si è capito che questa legge è necessaria. Fiano ha dimostrato di essere, come avrebbe detto Longanesi, buono a nulla ma capace di tutto. E il risultato è comunque che ormai quella legge appare a tutti gli effetti come indispensabile, perché se perfino un deputato del nostro Parlamento arriva a una bassezza di questo genere, significa che della legge c'è proprio bisogno. Come dice Sallusti? No, non si fanno le leggi contro i cretini, le leggi si fanno per far crescere il paese. Quella di Fiano non è certo, è una legge illiberale, quindi una legge che non fa crescere il paese. I cretini vanno sanzionati in altro modo, non facendo delle leggi. Diciamo, l'apologia di fascismo è già un reato, qui si tratta di inasprirla, almeno questo appunto vorrebbe fare la legge. Appunto. Lei pensa che si tratta di inasprirlo, perché va inasprito? Estendere l'apologia del fascismo? Essere fascista non è reato e non può essere reato, e guai a Dio se diventasse reato. È reato ricostituire il partito fascista e fare la propaganda. Quindi, chiunque tenti di ricostituire il partito fascista, fare la propaganda per ricostituire il partito fascista, non avere in casa un'effigie del Duce o comprare un vino con un'etichetta col fascio Littorio, quello allora, non è ricostituire Landini il partito fascista. Emiliano se Dio vuole siamo in un paese in libertà. Allora qui è interessante.